16 novembre 1959 viene istituita la Filmoteca Vaticana. Papa Giovanni XXIII porta così a compimento un'intuizione sostenuta dal suo predecessore, Pio XII. La Filmoteca custodisce il materiale filmato sulla storia della Chiesa e oggi vi sono catalogati oltre 8.000 titoli. La Filmoteca, che oggi fa parte del Dicastero per la Comunicazione, è dotata anche di una sala proiezioni con 54 posti, oltre che di un piccolo centro studi per la consultazione del materiale cartaceo e audiovisivo.